Intanto, come ho già accennato, è una partita che va giocata con intelligenza contro una squadra, direi, esperta, una squadra che ha un equilibrio tattico, allenatore d'esperienza. Al di là di questo, io, come ho sempre detto, non voglio che si facciano voli pindarici, noi dobbiamo arrivare prima ai 50 punti e cercheremo di arrivare il più presto possibile. Affrontiamo una squadra, come ho già detto, però lo spirito è diverso, lo spirito è quello battagliero, concreto, che piace a me, perché al di là di tante situazioni, la concretezza credo che sia fondamentale domani. Scusa, volevo chiederti se ritieni che questo momento del campionato possa essere importante per capire se la Milino è pronta eventualmente a un salto verso i playoff, cioè se ha la personalità, la caratura, le caratteristiche, visto che è la prima volta inizio dell'anno che potrebbe conquistare la terza vittoria consecutiva e che si può avere un nuovo discorso. Ma io credo che noi dobbiamo continuare a giocare partita per partita. Essere molto umile e capire, ci sono i momenti, come io vi ho già detto, in campionati di Serie B non tutto è facile, ma dopo diventa, se c'è un'amalgama diversa, come ho già detto, domani è una partita importante per il traguardo nostro dei 50 punti. Io guardo partita per partita, quello che vorrei sottolineare, io non faccio voli pindarici. Sono molto esperto, conosco ormai la piazza di Avellino, conosco mai voi giornalisti, direi che noi dobbiamo guardare partita per partita. Ovviamente, insomma, non ti farà piacere questa domanda, però devo fartela, visto che dal mercato è arrivato soltanto Delisio e probabilmente noi di Moreno, ma si aspetta il sì di Cabezas. Cosa ti aspetti da questo mercato dagli ultimi giorni? Ah, no, io ripeto, vi ritengo troppo intelligenti per farmi questa domanda. Io ho una partita importante domani, a me del mercato non me ne frega niente, punto. Vabbè, è arrivato un giocatore che a me mi piace, io penso che ci abbiamo le persone competenti che possono operare nel nostro mercato. Continuiamo però ad essere un po' in emergenza, soprattutto in attacco, con ci può confermare domani che sarà a disposizione, e invece qualche cambiamento probabilmente avverrà in difesa, soprattutto dopo la prestazione a Brescia. Adesso vediamo, Ardemagni, io ho Castaldo e Asensio, a me non abbiamo sentito la sua mancanza. È un giocatore che deve recuperare i suoi problemi. Noi con Castaldo e con Asensio abbiamo fatto belle cose, stiamo facendo belle cose, sono giocatori importanti per noi. L'emergenza, d'altronde, come sai, in un campionato l'emergenza ci sono, si cerca un attimino di sopperire attraverso il lavoro, attraverso anche tatticamente a migliorare alcune situazioni, anche su situazioni in fase difensiva dove noi dobbiamo migliorare un po'. Ha visto quel giorno che parlo di Ardemagni, c'è anche Rizzato, immagino. No, Rizzato è convocato. Sì. Sì, viene, inizia un attimino a essere convocato, vediamo un po'. Mi sembra andare invece in Molina per squalifica, uno dei giocatori con lei si è rivitalizzato, un'attività di rendimento, ma senza di non poco conto, perché è un calciatore che ha dimostrato, sta dimostrando di essere molto importante, però c'è anche la Verona che ha potuto fare il suo percorso di recupero in maniera graduale, ma sembra essere in forma. Sì, come hai detto tu, abbiamo anche il recupero di Gavazzi, sta migliorando, insomma, Molina. È un giocatore che mi dispiace molto che non ci sia, perché è un giocatore, come hai detto tu, importante per noi. Però la cosa importante è che riguarda il recupero di Gavazzi, che a me piace molto come esterno, come sottopunta.
è un giocatore che ha una qualità che altri non ce l'hanno, d'altronde è un giocatore che a noi ci serve e sono convinto che ci darà una grande mano. Mi sembra insieme di questa Cremonese, che è una matricola terribile, quasi in una squadra, però c'è anche da dire che all'andata l'Avellino raccolse meno di quanto meritava, c'è anche un riscatto per quanto riguarda il match dell'andata. Noi dobbiamo partire dal presupposto che le partite vanno giocate. Là l'abbiamo giocata e non siamo stati fortunati. Domani è un'altra giornata, vediamo. Mister, ritornando un po' sull'aspetto difensivo, e già soprattutto nella prima parte della stagione, mi riferisco al girone di andata, ci parlò di errori dettati soprattutto da distrazione dei singoli, non del reparto. Però abbiamo visto che purtroppo ci sono state queste lacune. Fa parte un po' dell'atteggiamento complessivo della squadra oppure di caratteristiche tecniche dei singoli calciatori che Avellino subisce troppo quest'anno? Beh, l'Avellino subisce troppo, ma fa anche tanti gol, non lo dimentichiamo. Aspetto complessivo della squadra? No, assolutamente, perché noi dal baricentro in avanti facciamo paura a tutti, punto. Abbiamo delle difficoltà a livello individuale, avendo una squadra giovane, una squadra che purtroppo devi pagare la gioventù, perché non è un campionato di primavera questo è un campionato che devi diventare subito adulto, e sono convinto che paghiamo un po' di dazio, ma sono giocatori che hanno qualità, ecco, forse nell'attenzione, ecco, dobbiamo migliorare su questo. Volevo chiederti, ripensando alla partita del domenica, il maggio è molto arrabbiato per gli errori difensivi del primo tempo, è possibile immaginare un Dawa nella sua posizione di centrale ed eventualmente il ritorno di Marchizza? Ma in Gawa, nella sua posizione di centrale, lo dice il suo procuratore, perché il suo procuratore non è un procuratore che deve fare i conti con Avellino, sono io quello che scrive la formazione, non è certo il procuratore fa solo chiacchiere. In Gawa è un giocatore che secondo me può giocare dappertutto, è un ragazzo intelligente, un ragazzo che nessuno ci credeva, solo il nostro presidente, ci ha creduto, ce l'ha portato e ha portato un ottimo giocatore. Poi per quanto riguarda il suo procuratore, lasciamolo perdere. Marchizza è un giocatore giovane che può giocare anche a sinistra, è un giocatore che ha pagato inizialmente questo discorso della nazionale che non c'è mai stato insieme, ma sono convinto che è uno che ci possa dare una mano anche a sinistra. Lei conosce molto bene il suo collega, ovviamente lo conosciamo molto bene anche noi. Le squadre di Tesserra solitamente concedono molto. Ha parlato in precedenza di Galazzi. Ecco, potrebbe eventualmente essere già pronto per dal primo minuto, oppure ci vorrà un inserimento graduale come ha fatto già in queste prime due partite, considerando anche la migliore del Frosinone? Intanto per quanto riguarda Attilio siamo amici, ho molto rispetto, preferisco che per quanto riguarda Gavazzi, a me piace i giocatori che hanno qualità, vedremo all'inizio se possa darci una mano, o però poi vedremo eventualmente se subentra. Però di solito i giocatori bravi vanno fatti giocare subito. Quindi fisicamente è pronto? Beh, bisogna fargli complimenti ai nostri, diciamo, medici. No, scusa, non sentito. Come giochi tu nelle partite di calcetto? Devo dire che giochi anche molto meglio, secondo me.
Hai fatto un gol meraviglioso, però. No, era, in quel momento era un sottopunta. Io, per quanto riguarda Piccolo, io lo conosco bene, è stato il mio giocatore, ha qualità. Gabbie, noi dobbiamo giocare da cattivi, poi vediamo. Mister, invece, per quanto riguarda l'Italia, che è stato il grande assente a Brescia, Derisi ha avuto un buon impatto con Dalladino. Non si è sentita la mancanza di Ditacchio. Le condizioni di Ditacchio e domani, insomma, potrebbe esserci abbondanza, se c'è giorno un po' su come sta Ditacchio. No, sta bene, è un bravo ragazzo, è un giocatore che ci dà una grande mano, è un giocatore... Beh, io adesso ho fatto una battuta, non si è sentita la mancanza, ci mancherebbe. È un giocatore che ha grande qualità, è un trascinatore, è un combattente, insomma, io. E Dirisio ha fatto bene anche lui, insomma. Non è una domanda di mercato, lei non vuole parlare di chi non veste ancora la maglia bianco-verde. Parliamo di chi la veste. Ci sono possibilità che Moretti possa entrare? Per me no. No. Si va avanti per la strada giusta, sulla retta via. Sono problemi della società. Non lo fai rientrare in squadra? Ma io ho un mio pensiero domani, non capisco voi come siete. Stiamo parlando della Cremonese, volete sempre la polemica. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, ognuno va avanti per la propria strada. Ma è un giocatore intanto importante, è un capitale della mia società. Se la società ha l'occasione di mandarlo in Serie A, perché non farlo? È un giocatore che secondo me ha un grandissimo mercato, è un giocatore che io ci ho lavorato, ma io lavoro anche con Marchizza, con tutto. Noi dobbiamo cercare di migliorare e ottimizzare tutti. Poi questo è un giocatore che è importante per la nostra società, insomma, in questo momento io credo che il mio presidente non è uno stupido, sa benissimo che Bedaoui ha mercato. Io sono sempre convinto, sono sempre del parere che se un giocatore vuole andare via bisogna mandarlo via. Bedaoui non è uno di questo, se ha un mercato e Bedaoui fa incassare tantissimi soldi alla mia società. Adesso non mi dite che sono un uomo società, io sono un uomo, sono un allenatore, ecco. Mister, anzi, a tal proposito, anche Migliorini è un giocatore rivitalizzato, che è molto meglio in Serie A. Ma Migliorini deve pensare a giocare meglio. L'ultimissima che volevo farle, davvero, la priorità alla Cremonese, però è doveroso, visto che lei ha avuto un ruolo determinante anche in questa operazione, già dall'estate, dare suggerimenti per quanto riguarda il mercato, di viverlo in maniera parallela, la società ma rispettosa ma concreta anche. Capenza, se lei sappiamo che il presidente ha parlato anche con l'ambasciatore, cosa si aspetta su Capenza? Qual è la possibile evoluzione? L'intervista è finita? No. Io credo che noi dobbiamo parlare della Cremonese. Altre cose, per cortesia. Voi... Non arrivate a Roma per arrivare a Avellino, insomma, sono cose che riguardano gli addetti al lavoro, che ho molta fiducia, poi il resto io c'ho l'Avellino.